ciao bimbe, io sono Barbara Dominici e benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. Anche il video di oggi sarà una vostra ricettina e precisamente di uno slime senza colla e senza acido borico. E volete sapere come ha fatto a vincere la bimba che mi ha dato la ricetta di oggi? Semplice, molto molto attiva, mi lascia un sacco di like e commenta ogni mio video. Quindi se anche tu vuoi che io vada a realizzare la tua ricetta sul canale, devi semplicemente scrivermela sotto ad ogni video ed in più spolliciare ad ogni mio video. Detto questo, volevo anche ricordarvi il giochino del giorno, ma le regole ve le spiegherò dopo. Ed arrivati a questo punto, ho bisogno che la regia mi faccia vedere quale sarà il protagonista assoluto di regia, ho bisogno di te, però non tirarmelo per piacere. Eh sì, grazie regia, come al suo solito. E sarà lui oggi il protagonista assoluto di questo video. Ah, dimenticavo, questo slime ha un nome e lo ha chiamato supercalifragilistico e spiralidoso. Quindi è giunto il momento di lanciare la sigla. Sigla! Qua davanti al nostro micro calderone, anche oggi una vostra ricettina e questa, come vi ho già detto all'inizio, si chiama supercalifragilistico e spiralidoso. Mi piace un sacco questo nome, brava te. A parte che questa è una bimba molto attiva e si è strameritata la sua ricettina personalizzata sul mio canale. In più mi ha scritto la ricetta con i termini giusti, tutti esatti come usiamo qui noi sul canale. Bravissima! Allora andiamo per ordine e iniziamo a fare la ricetta. Il primo ingrediente che mi fa mettere qua dentro è il sapone per i piatti. Se vi avessi davanti, lo so che lo direste tutti in coro. Winnis! Brava, continua a dirti brava. E ogni volta che dirò un tuo ingrediente, ti dovrò dire brava. Ho messo una spruzzata all'incirca perché la mia bimba non mi dice niente, ma quando non mi dice niente io vado a caso. E per dirlo a voi, per avere un'idea un po' più chiara, ho messo all'incirca 2 cucchiaini piccoli. Andiamo avanti. Poi mi dice un po' di shampoo denso. E quale shampoo migliore di questo oggi? Che se siete entrati in questo video è perché avete visto lui, il pezzo forte della giornata. Nuovo, non l'ho usato, è la prima volta che lo utilizzerò, però so che la linea dei Sunsilk funziona tutta, quindi vado sul sicuro. Wow, è bianco per lato e di questo all'incirca ne ho messo un cucchiaio, un po' più, un po' meno. Poi mi dice metti la panna. E io dentro ho avuto un sussulto di gioia, perché non tutti di voi me la chiamano panna, continuate a chiamarmela col nome sbagliato. Su panna, fai vedere chi sei a queste bimbe e a chi non ci conosce, è capitato per la prima volta su questo canale e penserà, ok, qui sono tutti matti. Invece no, noi abbiamo i nostri termini, quindi se vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia, non ti resta altro che iscriverti al canale, attivare la campanellina, così non ti perderai nessuno slime. Later. Puoi entrare, panna? Wow, no, panna, hai calibrato male, oggi non sei entrata bene. Comunque, eccola qua. Questa è questa, la panna. E ne metto giusto un po', però prima vado a shakerare, perché se no poi viene solo tutto il liquidino e noi vogliamo un po' di schiuma. Ho detto schiuma? Scusate. Che noi vogliamo solo un po' di panna. Voilà, questo sarà il quantitativo che utilizzerò io. Su, scendi, scendi. Mamma mia, com'è solido il Sunsilk. È già bellissimo. Si sta già rapprendendo. Mi ero dimenticata che reagisce già. Adoro, 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 adoro. Però è un po' bruttino, vero? Cosa ne pensate? Che ne dite se lo andiamo a colorare? Ovvio che sì, anche perché l'avevo già preparato. E vorrei utilizzare questa volta questo qua, questo acrilico verdolino. Ma ne voglio mettere proprio pochino, perché non voglio che sembri verde bottiglia, ma vorrei un verde dolce, delicato. Vedete quanto ne ho messo poco? Deve essere proprio un cincin. Vabbè, nel frattempo, anche se voi non lo vedete, ma io lo so, ho sporcato. Brava, tanto che non sporco, vero? No, non è vero. No, però l'ultimo video non ho sporcato, quindi sono stata brava. Ah sì, questo colore mi piace. Bellino, 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 a parte che sono tutta zozzonis oggi. 5 minutes later. Bene, arrivati a questo punto, prima di fare la cosa che mi ha incuriosito un sacco, è giunto il momento di fare il giochino del giorno. Il giochino del giorno di oggi sarà... Indovina il cartone animato! Prego regia, lo state appena vedendo. È un cartone animato. Voi dovrete capire...
capire cos'è, andare giù nei commenti e scrivermelo. Vediamo quanti di voi indovinano. Su, 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 fatemi vedere quanto siete brave e bravi. Perché ci sono anche i maschi. Dura. A few moments later. Andiamo avanti. Il prossimo ingrediente che mi fa mettere qua dentro è la... Da-dan! Lacca per capelli. Ultimamente la sto utilizzando un sacco, da non utilizzarla mai. Ora me la scrivete ovunque. Però la mia bimba mi dice che non devo spruzzare direttamente dentro la ciotolina, ma lo devo fare in un bicchiere. Quindi mi sono munita di un piccolo bicchierino e vado a spruzzare qua dentro. E lo so che mi intossicherò. Credo che possa bastare, non lo so se lo vedete, comunque ce n'è andato tantissimo e credo e spero che dovevo fare così. Allora, vado a girare. No, vabbè. Wow, che bello. Allora, la reazione l'ha avuta, non la mantiene, però l'ha avuta, quindi brava, mi è piaciuto un sacco. Come risultato a livello di slime lo ha sciolto, però all'inizio è stata una... non so se si può dire figata. Arrivati a questo punto, anche la mia bimba mi dice che se non funziona vai ad addensare con il pepita di pepite. Perciò io direi di farla questa prova. Pepita di pepite, ti va di venire oggi? Grazie, lo so che ti abbiamo usato come sostituto, come alternativa, scusaci, ma volevamo fare un'altra prova. Ed eccolo qua, e speriamo che sia dalla parte giusta. Sì, dalla parte giusta, che fortunella. Vi faccio vedere, per chi non ci conosce, che cos'è il pepita di pepite. Allora, non ho cucchiaino e momentaneamente sono messa in una posizione un po' particolare, quindi farò una eccezione alla regola e vado a utilizzare il cartoncino. Voi a casa non fatelo, usate i cucchiai come le persone civili. Vado a richiudere il pepita di pepite e adesso andiamo a vedere che succede. Tralasciando questa cosa che è appena successa, fate finta di niente, io vado. Mamma mia, anche questa volta ho avuto paura che non venisse, invece no, eccolo qua. Con calma, pepita di pepite, non fare una cosa veloce che mi viene sempre tonfi al cuore. Vi devo dire che non è venuta, invece è venuta, guardate là come si è gonfiato e come si è risolidificato. E prima avevate visto che si era completamente sciolto. Quindi ci siamo, il nostro super califragilistiche spiralidoso è venuto, è super carino. E ditemi un po' se anche a voi non sembra un frappè alla menta. Buono. Sono molto felice di aver realizzato questo slime oggi della mia bimba. Vi ricordo che se volete che io vada a realizzare le vostre ricette dovete essere fan molto molto attivi e scriverle sotto ad ogni video, non a uno solo, perché non torno indietro a cercarvi. Dovete sempre stare al passo. Quindi anche il video di oggi può dirsi terminato. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.